Adesso proviamo a effettuare il percorso inverso, cioè partire da una sequenza UTF-8 per scoprire il carattere corrispondente. Fingiamo di essere un word processor e di ricevere questa misteriosa sequenza di byte. E la prima cosa di cui dobbiamo sincerarci è sapere se abbiamo una sequenza di 1 byte, 2 byte, 3 byte o altro. Per farlo ci è sufficiente scoprire la combinazione di bit del primo byte. Eccola qua. Allora, da questa situazione scopriamo che si tratta di una combinazione a 3 byte, perché i primi 3 bit sono quelli settati. A questo punto possiamo applicare il modello che abbiamo già visto e quindi convertire tutta la sequenza di byte in bit e incasellarla nel modello che abbiamo visto in precedenza. Bit illuminati sono quelli utili, cioè quelli che ci servono per capire effettivamente di che carattere si tratta. Allora, non ci resta che ricostruirli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altri 6 li prendiamo da qua. E gli ultimi 4 li prendiamo da qua. Questo è il code point originale che se riconvertiamo in esadecimale diventa 266b e consultando la tabella su internet oppure su LibreOffice ci produce questo carattere di nota musicale.